Da qualche giorno gira sui social la foto di un fabbricato in costruzione a ridosso della spiaggia di San Pieri all'altezza di Contrada Pisciotto, una delle zone balneari dello Sciclitano ben nota per ciò che resta della Fornace Penna, da molti definita una cattedrale laica. Sono molti infatti a chiedersi perché nel 2020, dopo anni di abusivismo e successiva lotta a questo fenomeno che ha portato alla costruzione di case ed edifici senza il minimo rispetto per il territorio e la natura, si possa ancora concedere le autorizzazioni per altri lavori, magari proprio come questo a ridosso delle meravigliose dune che rappresentano una peculiarità delle nostre spiagge. C'è chi immaginava la costruzione di un nuovo lido, l'ennesimo a San Pieri, invece a ben vedere si tratta di lavori di demolizione, spostamento al di fuori dei 150 metri dal mare e ricostruzione di un fabbricato per un'abitazione civile censita nel catasto. La committente è una donna genovese domiciliata a Milano che ha affidato la direzione dei lavori ad un architetto sciclitano. Tutto sembra in regola dunque, ma a tanti questo fabbricato sembra comunque un bel pugno in un occhio, ancora una brutta opera umana in mezzo alla natura, che in verità era già presente anche se molti non lo ricordano. Infatti fino a pochi mesi fa in quello stesso punto esisteva un grande caseggiato rosa, fatiscente, demolito proprio in virtù di questo nuovo progetto. Oltre che sui social, le segnalazioni sono arrivate anche all'amministrazione comunale di Scicli e in particolare all'assessore Viviana Pitrolo, a cui è stato chiesto di far chiarezza su quanto si sta verificando e di appurare se ci siano irregolarità di sorta. Anche il locale Circolo Legambiente Chiafura, presieduto da Alessia Gambuzza, con una lettera indirizzata al comune di Scicli e alla soprintendenza di Ragusa, ha chiesto chiarimenti in merito. La stessa Gambuzza in una nota infatti spiega: nella qualità di associazione ambientalista riconosciuta come particolarmente attenta al territorio, stiamo ricevendo continue segnalazioni da cittadini della provincia ragusana, allarmati da una costruzione che si sta realizzando a San Pieri, in Contrada Pisciotto, che dai primi riscontri appare ricadere nell'area SIC, residui dunali della Sicilia sudorientale, ITA 080008, e nel paesaggio locale 10 del piano paesaggistico della provincia di Ragusa, con relative prescrizioni. Convinti, fino a prova contraria, della piena regolarità delle autorizzazioni e della conformità dei lavori, abbiamo chiesto al comune di Scicli e alla soprintendenza di Ragusa chiarimenti con risposta scritta. Infine, Gambuzza conclude: i recuperi edilizi di fabbricati diroccati e fatiscenti, condotti con cura e attenzione per l'ambiente e il paesaggio, sono certamente da preferire alle nuove costruzioni e, ove posizionati in aree di notevole interesse, l'intera comunità non può che sentirsi partecipe e custode degli alti valori del proprio territorio.